23 aprile. Le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Secondo Corinzi 4:18. Quello che vedo desidero. L'era del consumismo in cui viviamo trasmette un'infinità di messaggi, inculcando nella mente delle persone l'idea che al mondo si vive una volta sola. Pertanto, è meglio godere tutto e presto, quindi chi si ferma è perduto, così ci si ritrova a correre a destra e a sinistra per ottenere cose delle quali magari dopo ci stanchiamo pure. Se posi lo sguardo su tutto quello che desideri per la tua vita oggi, allora la tua lista è limitata ed è destinata a smentire o a deludere le tue aspettative. Perché? Ti accorgerai che ogni cosa che otterrai prima o poi finirà di essere. Tutto ciò che noi desideriamo oggi può essere a nostro vantaggio materiale se sappiamo trarne dei benefici, ma finirà. Dio però ha messo nel cuore dell'uomo il desiderio dell'eternità e mandando il suo figliuolo Gesù a morire per i nostri peccati. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Giovanni 3:17.